Lo sentite il ritmo? È quello giusto. È quello delle fave, sì, perché sono di stagione e bisogna comprarle adesso. Quindi se faremo delle fettuccine con fave e bottarga. Questa è proprio figa, eh? Allora dai, iniziamo subito. Quindi abbiamo le fettuccine, le fave fresche da scafà così, ok? Mi raccomando. Poi aglio, lo vogliamo parlare? Guarda Gaglietto. Allora questo è fresco, peperoncino, bottarga, acciughe sott'olio, santoreggia del terrazzo della signora Camera Woman e basilico, anche questo del nostro terrazzo. E iniziamo. Iniziamo con, allora, quindi olio. Mario, stai a posto te? Tutto a posto? Allora, poi famiglia dei matti. Allora, le diamo la prima camicetta. Allora, cipollotto fresco, come piace a noi, quello rosso ci abbiamo. Tagliamo sottile. Adesso partiamo con la dovuta cautela. Piano piano, adagio adagio. Questa la dedico per la festa della mamma. Mamma, guarda che ricettina che te sto a fare, che a te ti piacciono tante le fave. Vai. Dai, un balletto, Mario. Allora, vedi, piano piano la facciamo stufare, piano piano, ok? Adesso, spicchietto d'aglio. Questo è profumato, questo si può mangiare senza nessun problema. Ragazzi, l'aglio fa bene. Quando si può, quando non dovete fare niente, non dovete andare al lavoro, perché sennò... Questo è forte, eh? Aglio intero, vai, zacchete, messo qua così, fresco fresco, aggiungo un po' di acqua, alzo un pochino la potenza d'induzione e nel frattempo... E parte così. Vado col peperoncino, che a noi ci piace. Vai. Poi, non ce la metti la ricetta? Come fai a non metterci la ricetta? Per forza, come famo? Dai, ragazzi, non diciamo stupidaggini, no? C'è ancora un po' di acqua, quindi non si friggono. Adesso abbasso, sciogliamo bene la ricetta. Già è buona così questa. Già è buona così sta ricetta. Pensiamo che aggiungiamo le fave. Va ben sciolta la ricetta sotto, nel fondo. Vedete, così. Non si deve più vedere, è il nostro trucco, è il nostro insaporitore. Vedete, con una paletta morbida di silicone, io sono tradizionale, il manico è di legno, vai, ora accendiamo al massimo e butto le fave, così, vai. Fatele bene insaporire, così, devono essere gustose, saporite. Sale, attenzione, lo mettiamo, giusto alla fine controlliamo. Un mestolino di acqua per facilitare la cottura delle fave e dopo, su queste note, questa musica, vi dico ci vediamo fra 5 minuti. Nel frattempo io preparo la bottarga di muggine. Vado così. Allora, io sono un mangiatore di bottarga, mi fa impazzire. Aggiungo un altro pochino di acqua, poca, così. Ok? Poi, che cosa faccio? Levo lo spicchio d'aglio, eccolo qua. Poi erbette, santoreggia, un po' di basilico, guardate che meraviglia, così fresco. Mescoliamo e adesso caliamo la pasta, le tagliatelle. Lo sapete, non si sbaglia con questa, eh? Con Leonardo Grassai non si sbaglia, a Campofilone, e questo pastificio fa della roba fantastica. Eccole qua. 4 minuti e siamo pronti. Piano piano, quando si sono un po' ridratate, inumidite, le mescolate piano piano. Levo tutte le erbette, poi così le rimettiamo fresche dopo. La pasta, vediamo a che punto sta. Questa è pasta buona, ancora al dente. Un minuto. Non è ancora del tutto cotta, eh? Però a noi ci piace quando si insaporisce bene, no? Quando è buona, saporita, gustosa. Adesso
va mescolata, va tanto mescolata. Si deve ben insaporire. Vai. Diventa cremosetta. Ah. Un po' di verde del cipollotto, così. Poi. Au! Assaggio se va bene di sale. Poco poco. Un filo d'acqua. Un goccio d'olio buono a crudo. Vai. E adesso, signori, sentitelo. È lui. Va pure a ritmo. È pure un po' house, vedo. Vai, ci stiamo. A tutte le mamme. Aspetta, moriamo pure le fave. Vai. Yeah. A me piace così. Così mi piace, guardate. Così. Che si sente sotto i denti, che senti quella, quel sapore, quel gusto, quella sapidità del mare. Yeah. Vai, festa della mamma. Un po' di verde. Una bottarella d'olio a crudo. E mo' assaggio io. Una bontà, signori. Compratele fino a quando è stagione. Le fave, vai, buonissima la bottarga. Buon appetito. Viva tutte le mamme di tutto il mondo. Ciao. Vi è piaciuto questo video? Certo che sì, era bellissimo. Quindi iscrivetevi al mio canale, così non vi perdete mai più un mio video. E poi commentate, che mi fa impazzire rispondere ai vostri commenti. E poi i like. Oh, e dopo se la mossa questi like. Un bacio e un abbraccio a tutti. Muah.